Ciao Teroni, come va? Mi ricordo di voi, arrivavate col treno, con la macchina piena di valigie e carton. Scendevate a Padova, ma dopo vi disperdevate qua nei paesini. Vi piazzavate davanti al municipio a urlare «Vogliamo la cassa!» Altro che 35 euro del casso, a casa. Parlavate sempre dei diritti, ma dei doveri? Mai. Ma noi veniamo a lavorare! E invece non era vero. Venivate a non fare un cazzo. Perché il terrore è un piccolo, nero, peoso. Non vuole fare niente. Le rare volte che finivate in fabbrica, avevate il tempo libero, finito il lavoro. Andavate a giocare a carte. E il Veneto, quando finiva la fabbrica, andava a arare i campi di Giangi, Rizzo, Ruscio, Esposito. Questi erano i nomi. Venivate a vivere nelle case popolari e rompevate tanto i coglioni. Ci menavate nei bagni delle scuole, o anche in sagra, che eravate la minoranza, ma facevate alleanza con i singani, che uno non poteva neanche girare per la sagra, neanche farsi un giro de giostra. Ma eravamo a casa nostra e vi chiamavamo Teroni, pregavamo che il Vesuvio scioppasse. Il professore a scuola ci insegnava: è il leon che mangia il teron. E tutti che rideva. Anche al primo convegno della Lega, l'han detto? 1979. Viva il leon che mangia il teron. Ci facevate proprio schifo. Ma anche voi vi facevate schifo, eh? Perché sennò non si spiega perché provavate a parlare in dialetto e lo storpiavate. Addio, beo, hace 25 anni che abito qua. Ah, so più bene dove di. Quanto schifo vi facevate. E quando c'era un reato, guardavi sul giornale, era sempre stato un di Giangi, un russo, un Esposito. Mia nonna che leggeva il giornale diceva: Vito, si sente da bassa? Perché qua su venivano solo i delinquenti, solo i criminali venivano qua, la gente da bene non veniva su. E il nobile palermitano e il giurista de Napoli stava a casa sua, qua arrivava solo la feccia. E quando qualcuno provava a dire: ma giù c'è la mafia, appunto, delinquente e codardo, che neanche stai a casa tua a combattere la mafia, vieni qua a non fare un cazzo. Certo, sì, vabbè, ogni tanto ce n'era uno buono di voi. Mia nonna diceva sempre: quello là, sei di Napoli, ma sei una brava persona. Ci facevate schifo, ma uno o due di voi potevano andare bene. Come cosa, là, il negro che è stato eletto in Senato con la Lega. Però ci facevate tanto schifo. Finché non è successo il miracolo. Neanche tanto tempo fa, quando abbiamo fatto il referendum sull'indipendenza della Padania, ancora si discuteva chi era Terone, chi no, chi stava dentro, chi stava fuori. E invece si arrivai i negri. I negri sono riusciti a fare quello che Cavour non è riuscito a fare. Hanno fatto gli italiani. Dopo 300 anni ci siamo scoperti tutti i fratelli ad Arghedosso al negro. Ma io mi ricordo. Io mi ricordo. Quanto schifo ci facevate. E si vede che non ve l'abbiamo detto bene. Che non siamo stati capaci di comunicarvelo, non siamo stati efficaci. Eh sì, eh? Perché se l'avete capito, quando vi disprezzavamo, adesso non avreste votato Salvini. Non avreste neanche coraggio di nominarlo il ministro dell'interno. Teroni, ma che cazzo di problemi che ho io? Eh? Vorreste vergognarvi? Anche noi dovremmo vergognarci di aver pensato delle robe così sporche. Poi, contenti voi, ma sono un pensiero. Che ho sentito due vecchi con l'accento di giù che dicevano che i negri sono tutti spacciatori, che bisogna ammazzarli tutti. Che delusione. Vabbè, buona serata, Napoli. Stata ma buono.